Allora, sei passata da ruoli più drammatici a interpretare un ruolo in una commedia. Com'è stato interpretare questo ruolo, questo personaggio? Quanto ti ritrovi in questo personaggio? Ma la cosa bella è che in questa commedia forse il ruolo più drammatico è quello che ce l'ho io, quindi insomma alla fine nella commedia è andata a finire che ho questo ruolo quasi più serio, quasi più istituzionale in tutti i sensi. Però cioè, lavorare con Leonardo era il sogno della mia vita, il signor Bigherati lo sa da una vita che io amo, sognavo di fare un film con Leonardo Pieraccioni. Per fortuna è successo, io in questo momento sono un uomo felicissimo, quindi come è stato lavorare con lui, poi come si diceva prima, no, piaggeria, violini, tutto quello che vuoi, però è veramente una persona straordinaria prima di essere un grande regista. È stata un'occasione, cioè un'occasione di vita, ecco, questo che voglio dire, è stato bello. C'è qualche caratteristica del suo personaggio in particolare che vorrebbe avere o che ha? Ma suo riferito a me? Sono diventato così vecchio che mi danno delle... sono anziano ormai, ho iniziato che ero un ragazzino, sono già anziano dopo 4 anni. In realtà è successo un pochino al contrario, perché poi Leonardo ha chiamato il personaggio Nocella, quindi alla fine si rispecchia molto in me. La cosa che mi piace molto di questo personaggio è che è veramente serafico, cioè che riesce con pochissime battute ma con molto sguardo, è un personaggio in ascolto, è in relazione e diventa quasi lo specchio quasi dello spettatore, mentre noi tutti guardiamo quello che succede a Umberto Massacciucoli, che è il protagonista interpretato da Pieraccioni. E ecco, questa è la cosa bella, è quell'essere involontariamente uno sguardo di una grande avventura che si sta vivendo. Questa è una cosa bella, forse, che mi piace. Sono riuscito a dire una cosa intelligente, guarda un po'. C'è magari una scena in particolare divertente o anche non che ci vuole raccontare, che si diverte a girare? Allora, la scena che dovete vedere è quando Friscia fa una cosa meravigliosa, insegna il walking al professore e a tutti gli altri detenuti, e quindi c'è questa cosa che è lazzo lazzo, calcio del mulo, fare lo shampoo e un'altra cosa che fa rima con mulo, e che quindi secondo me è divertente, che varrebbe la pena guardare, probabilmente è una delle scene più divertenti, che siamo tutti là in fila tranne Nocella che li guarda male, quindi io non me la sono potuta godere sul set, godetevela voi al cinema. Grazie mille. Grazie a lei, signorina.